Rosa bianca, ali d'amore, numero 9. Fiori secchi. Un giorno siamo partiti con una nostra cara amica per partecipare assieme come sensitivi ad un convegno organizzato dalle Edizioni Mediterranee. Lungo il tragitto in macchina abbiamo iniziato a parlare dell'aldilà. Dopo aver fatto una sosta in un ristorante posto lungo l'autostrada, nel momento di sedersi in macchina, Chiara si accorse che sul suo sedile c'erano un quadrifoglio ed un altro fiore. Erano entrambi secchi, come quelli che vengono posti tra le pagine dei libri per asciugarli. Ricordo che il giorno prima avevo pulito la macchina da cima a fondo perché era molto sporca. Se i fiori fossero stati lì da tempo, me ne sarei certamente accorto pulendo il sedile. Inoltre, Chiara li avrebbe sicuramente visti alla partenza. Se poi si fosse seduta sopra, li avrebbe certamente rotti, riducendoli in tanti pezzettini. Durante la nostra sosta al ristorante, i finestrini erano rimasti sempre chiusi e quindi nessuno avrebbe potuto gettare oggetti all'interno della vettura. Dopo aver escluso ogni possibile spiegazione razionale, giungemmo alla conclusione che i fiori dovevano essere due apporti, ovvero segni provenienti dall'aldilà. Infatti, saliti in macchina, discutemmo a lungo sulle varie possibilità di provenienza di quei fiori e così ci rendemmo conto che c'erano dei collegamenti evidenti con i due parenti defunti della nostra amica che erano stati oggetto della nostra precedente conversazione. Decidemmo così di dare a lei quei due fiori perché sicuramente erano un atto d'amore che la riguardavano personalmente. Chiara Estelio Semeraro, info@rosa-bianca.net.